Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile. Vi mostreremo le immagini dell'Arezzo Calcio Femminile di domenica scorsa, poi questa settimana avevamo seguito la partita dei giovanissimi dell'Arezzo, vedremo il pareggio per 1-1 e poi questa sera andremo a conoscere altri tre amici degli esordienti B, che saluto, poi dopo vi vengo a conoscere, accompagnati da Giacomo Gorgoni. Buonasera, bentornato, grazie. Giacomo, seconda grazie. Presenza, non conto ormai quelle di Elettra Fiorini che salutiamo. Buonasera a tutti. Buonasera, e Riccardo Buffetti, che buonasera. Ovviamente è qui dei nostri e che ha commentato la partita appunto dell'Arezzo Calcio Femminile, che è stata sconfitta per 1-0. Tra un attimo vediamo le immagini, sicuramente poteva finire in modo diverso. Sì, sicuramente poteva finire in modo diverso, anche perché comunque la prestazione che è stata messa in campo è stata una prestazione tenace, è stato un buon gioco. E in questi casi c'è da dire che un po' conta anche la fortuna, secondo me sono state anche un pizzico sfortunate, perché ovviamente hanno subito quel gol nell'unica leggerezza difensiva che c'è stata, quindi purtroppo questo è il bello e il brutto del calcio, però. La palla è tonda, quindi la situazione è questa. Un plauso va fatto e l'hanno fatto poi le ragazze tutta la tribuna, perché veramente hanno retto bene contro una squadra che tra l'altro sarà rinforzata con due giocatrici di Serie A, tra cui anche Cristina Ugolini, che è una giocatrice aretina ormai di una certa caratura. Quindi le ragazze hanno retto veramente molto bene. Allora, vediamo questo gol e vediamo anche le interviste che ha fatto Riccardo. Sconfitta di misura per l'Arezzo Calcio Femminile che, malgrado la brillante prestazione espressa, cade in casa per mano della formazione romagnola del Castelvecchio. Un risultato che tuttavia cambia poco ai fini della classifica, visto che l'Arezzo si conferma al nono posto. Il tecnico Amaranto Tesse opta per un 4-4-2 di partenza, Antonelli tra i pali, Aterini, Tici, Mencucci e Casula in difesa, Baracchi, Paganini, Verdi e Mattiacci in mezzo, Nocchi e Di Fiori in attacco. L'Arezzo parte subito deciso e pronto a farsi valere, attaccando serratamente e costringendo gli avversari nella propria metà campo. Fin dall'inizio le aretine si rendono infatti insidiose, mantenendo il possesso palla per buona parte del tempo e dando del filo da torcere a un Castelvecchio che recentemente si è rinforzato con due giocatrici provenienti dalla Serie A, come Petraglia e l'aretina Ugolini. Purtroppo, in un contrasto a centrocampo, il capitano Amaranto, Laura Teci, cade a terra e, malgrado il tempestivo intervento dello staff medico, si trova costretta a abbandonare il rettangolo verde, lasciando il posto a Zeghini. Il vantaggio del Castelvecchio giunge sul finire del primo tempo con Guidi che, approfittando di una svista difensiva delle padrone di casa, calcia la palla alle spalle di un incolpevole Antonelli. Al quarto della ripresa, Paganini cerca la conclusione, ma il poderoso tiro dell'attaccante finisce alla destra della porta. Decisivo al quarto d'ora anche l'intervento di Antonelli, che blocca magistralmente una potente punizione calciata dalla solita Guidi. Sfortunati i tentativi nella ripresa, in particolare di Nocchi e Di Fiore, che provano forsennatamente a pareggiare i conti. Al triplice fischio dell'arbitro, l'Arezzo torna negli spogliatoi con l'amaro in bocca, accompagnata dall'applauso sincero e scrosciante della tribuna per il buon gioco messo in campo e la tenacia dimostrata. Con Agnese Zeghini. Agnese, dopo tre risultati consecutivi è arrivata la prima sconfitta, ma l'Arezzo che si è giocata comunque alla pari con il Castelvecchio. Sì, sicuramente ce la siamo giocata alla pari, però purtroppo siamo state sfortunate e le occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a concretizzarle al meglio, però comunque abbiamo fatto una buonissima partita. Per te ieri è arrivata anche la doppietta in primavera, come si sente con la doppietta, diciamo anche nella transizione fra Serie B e primavera? Sì, sicuramente ieri è stata una grandissima soddisfazione fare questi due gol e sicuramente mi hanno dato parecchia forza per continuare a lavorare bene e per continuare ad impegnarmi come sto facendo fino ad ora. Siamo qui con Manuela, dopo tre risultati consecutivi è arrivata la sconfitta per l'Arezzo, che però si è giocata alla pari col Castelvecchio. Ma sinceramente la partita di oggi ha visto come al solito un Arezzo che ha giocato nella metà campo avversaria, purtroppo loro hanno sfruttato l'unico errore in fase difensiva che abbiamo fatto e abbiamo preso gol, però non sono stati segnalati nessun tiro da parte del Castelvecchio, quindi da una parte mi posso ritenere soddisfatta tra virgolette della prestazione, certo questo ci deve far aiutare a crescere e quando fanno gli errori gli altri dobbiamo essere capaci noi di buttarla dentro. Oggi però purtroppo non è stato così. Ecco, parlando di finale, magari l'inserimento anche di una punta poteva essere qualcosa in più per la squadra? Sì, certo, se ce l'avessi le punte, sì. Purtroppo non abbiamo neanche una punta
qualche ruolo, quindi noi stiamo cercando degli equilibri in questa squadra, con una squadra che l'anno scorso è arrivata a quinta in Serie C e molte non fanno il loro ruolo ma si stanno adattando, e questo è il lavoro che dobbiamo fare, cercare degli equilibri. Poi se ci fosse una punta sul mercato ben venga, ci mancherebbe. Adesso domenica è un altro scontro diretto contro il Padova, quindi un'altra partita da più di 3 punti, mettiamola così. Per il momento valgono ancora 3 i punti, sì, dobbiamo andare a far punti lì, sono alla nostra portata e ce la metteremo tutta come al solito. Allora, questa è l'analisi di Manuela Tesse, adesso tra poco vediamo, leggiamo i risultati. Riccardo, che cosa si può dire di questa partita? Abbiamo visto anche, c'è stato nel sud, come sta, che abbiamo visto questo infortunio grave, nel senso che ha dovuto lasciare il campo. Sì, sicuramente dovrà stare qualche settimana fuori dal campo perché ha subito dei problemi collaterale. In questi giorni tra fisioterapista e risonanza, oggi è riuscita insomma a fare la risonanza, questi problemi al collaterale sono stati confermati e quindi le auguriamo sicuramente una pronta guarigione, ma non sarà con noi nella partita di domenica e probabilmente neppure al rientro, perché dovrà stare a riposo per un po'. Allora, vedete i risultati, l'Arezzo abbiamo detto, Calcio Padova, Imolese 7-0, Federazione San Marinese, Gnutin Ferrara 1-2, Gordige La Saponeria 1-0, Vittorio Veneto Perugia 0-1, altri 7 gol li ha fatti il Sassuolo alla Virtus Padova 7-1, Udinese perde in casa col Marcon 3-1. Vediamo anche la classifica, Vittorio Veneto ha 22 punti, adesso la vediamo, poi Sassuolo 20, è un bel duello, Ferrara comunque è lì che incalza 19, Castelvecchio 18 col Calcio Padova femminile, Marcon 17, Grifo Perugia 16, Molese 13, Arezzo 9, Federazione San Marinese 8, Udinese Calcio 7, Gordige 6, Virtus Padova 2, la Saponeria a quota 1. Diceva Riccardo Manuela Tesse, in sostanza non abbiamo un attaccante di ruolo, quindi anche questo è un dato che ovviamente ne va tenuto conto poi per spiegare un po'. Non hanno attaccanti di ruolo ma hanno giocatori offensivi Arezzo, sì. Probabilmente la mia domanda era più che altro volta a quello, perché diciamo, l'unico cambio è stato forzato della partita, diciamo, l'inserimento di Teci al posto di Zeghini, di Zeghini al posto di Teci per infortunio, e in panchina aveva ragazzi come Mazzini, Torrioli, Arzeti e la stessa Zeghini nel finale poteva fare tranquillamente il centroavanti, visto che comunque è un ruolo che ha ricoperto anni fa e che ricopre anche in primavera, credo. Quindi ecco, la mia domanda era più volta verso quello, magari l'inserimento di una ragazza come Mazzini che salta l'uomo, di Arzeti comunque tiene bene il controllo del centrocampo e anche brava con i piedi, poteva sicuramente magari creare qualche pericolo in più a Castelvecchio, che comunque c'è da dire si è salvato grazie a Super Pacini, il portiere della squadra ospite, che nel finale ha davvero parato l'impossibile. Ecco Letta, si può dire comunque che mancano, per alcune prestazioni che ci sono state in casa, manca qualche punto qui nel bilancio, perché alla fine in trasferta, alla fine qualche punto è arrivato con le 2 vittorie, in casa invece manca, al di là di quello che ha fatto sì, vedere la squadra. Ora ecco, al di là della partita di domenica, però sia il pareggio con il Marcon che in maniera secondo me più che palese quello con il Gordige della seconda giornata di campionato potevano forse essere partite chiuse in maniera diversa. Fatto sta che comunque l'Arezzo sta rispettando assolutamente quelli che sono gli step che ci eravamo poi prefissati all'inizio dell'anno, non ci sono sorprese a livello né di classifica, anzi tutto quello che sta arrivando in positivo, perché comunque sia pensavamo forse di avere qualche difficoltà in più, invece le ragazze stanno reagendo veramente molto bene e seguono il ritmo di Manuela in maniera assolutamente egregia. Adesso come funzionerà il campionato, perché adesso ci sarà la pausa, poi che succede? Sì, allora ci sarà dopo la partita di domenica prossima, la trasferta a Padova, ci sarà una pausa, riprenderemo l'8 di gennaio, riprenderemo quindi le 2 settimane di Natale standard e da lì proseguiremo fino al 19 di febbraio, dal 19 di febbraio al 12 di marzo ci sarà un'altra lunga pausa in campionato.
Quindi è un campionato che col contagocci, diciamo. Esatto, che, sì, come era successo già all'inizio, che avevamo giocato due partite e poi fino alla fine di ottobre non avevamo rigiocato. La stessa cosa avviene in primavera e per andare poi a finire a metà maggio. Ma c'è una spiegazione, diciamo, legata ad altri eventi o è una spiegazione proprio atletica per dare una pausa? No, in realtà è legato anche a degli eventi della nazionale, sì. Perché ovviamente ci sono delle ragazze, che soprattutto quelle che militano anche nel campionato di Serie A, sì, che potrebbero avere degli impegni con la nazionale, quindi diciamo che sono delle pause fisiologiche dettate da quello più che altro. Ecco, sono pause che però Riccardo potrebbero far comodo all'Arezzo. Anche perché per recuperare Laura Teci, comunque è un baluardo della difesa dell'Arezzo e il capitano, quindi ecco, sicuramente un suo recupero serve a quest'Arezzo e queste due settimane di riposo sicuramente fanno bene alla squadra, perché poi nella ripresa l'8 gennaio arriverà qua Laurenti Newton in Ferrara, quindi uno scontro davvero difficile per l'Arezzo. Faceva riferimento al mercato, perché potrebbe anche arrivare qualche giocatrice nuova? Ma per il momento non credo, no. Penso che questa sia quello che, certo, magari piacerebbe, non escludo niente sinceramente, però per il momento credo che l'idea era quella di partire con le ragazze del territorio, con le ragazze del vivaio, di inserirle piano piano in questo progetto più ampio di Serie B, e quindi penso che proseguiremo lungo questo cammino. Anche perché appunto l'investimento era stato fatto proprio su Manuela per far crescere proprio noi, esatto, le ragazze più giovani. Esatto, l'obiettivo è quello, l'obiettivo è creare una squadra che magari, chissà, un domani, ce lo auguriamo tutti, possa riportare l'Arezzo in Serie A come ai tempi d'oro, e però con le ragazze del territorio, comunque della nostra Toscana, insomma. Anche che poi si crea un indotto, lo dicevamo anche con le bambine, sì, l'altra settimana, no? Se poi la prima squadra riesce a ottenere dei risultati, fa parlare di sé, è più facile che si avvicinino poi, no? Assolutamente, assolutamente. Questo insomma è un po' l'obiettivo della società. Riccardo, giocaci questo Virtus Padova, giusto? Sì, Virtus Padova. Che ha perso 7-1 col Sassuolo, una delle due formazioni di Padova nel campionato. Sono due punti, nessuna vittoria, due pareggi e 7 sconfitte. E 12 reti subite nelle ultime due partite. Il 7-1 contro il Sassuolo, il 5-0 contro il Padova Calcio, l'altra squadra di Padova, quindi sicuramente una squadra abbordabile per l'Arezzo, come ha chiesto Manuela, una partita che potrebbe valere più di 3 punti, proprio per il fatto che se l'Arezzo vincesse si porterebbe a 11 punti, quindi a più 10 effettivamente dall'ultimo posto, quindi dalla zona di retrocessione. Comunque permettimi di dire che se contro il Castelvecchio doveva essere una prova di maturità, l'Arezzo ampiamente superata, perché comunque diceva Manuela che a dicembre sarebbe vista la vera Arezzo, e confrontando questa partita contro quella del Castelvecchio in Coppa Italia, c'è a dire che Arezzo ha veramente espresso un ottimo gioco, ottime qualità. Poi, come diceva prima Elettra, la sfortuna e Super Pacini ha negato la rete, la gioia all'Arezzo del pareggio, e secondo me meritava anche qualcosina più, però questo è il calcio. Ecco, dice una cosa giusta Riccardo, no? Perché potrebbero essere 3 punti importanti, perché se vai a più 11 dall'ultimo posto, cioè dalla zona retrocessione. Assolutamente, c'è da dire che in questo campionato di Serie B retrocede soltanto una squadra, quindi non è come nel calcio dilettanti o comunque nel calcio dove c'è tutto l'assetto dei play out. Quindi a noi allontanarci il più possibile da quelle zone lì non ci fa altro che comodo. La stanno preparando benissimo. Queste sono le partite che, se vogliamo, sono le più insidiose, uno perché andiamo a giocarla fuori casa, quindi comunque sia per noi è sempre un'incognita, comunque abituata ad un certo tipo di campo. È stato come a San Marino, che ci siamo ritrovate sul sintetico, insomma le ragazze per esempio sul sintetico non sono particolarmente abituate, e poi anche perché le squadre che stanno laggiù in fondo, fondamentalmente in fondo, non vogliono starci, quindi prima o poi, non appena vedono magari l'occasione giusta, e noi che magari potremmo esserlo, tirano fuori gli artigli. Il ragionamento è lo stesso, quindi insomma è insidiosa, ma loro se la stanno preparando bene, sono certa che daranno il massimo. Bene, glielo auguriamo ovviamente. Adesso noi ci fermiamo un attimo, poi tra poco parleremo con gli amici degli esordienti dell'Arezzo, vedremo anche la carrellata di campionati giovanili a Maranto. A tra poco.
Seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, come vi dicevo, questa sera sono venuti a trovarci tre giovani amici degli esordienti, abbiamo detto? 2005. Sì, esordienti B. Ecco, questo che ovviamente mi ero già dimenticato. Allora, Giacomo Gorgoni era già stato con noi qualche settimana fa. Allora, come procede questo tuo lavoro? Bene, possiamo dire che è finito il girone iniziale dei esordienti A, perché noi, essendo, nonostante noi fossimo 2005, abbiamo partecipato al torneo, al campionato 2004, e siamo posizionati nelle prime posizioni. Questo è un motivo d'orgoglio per tutti noi e non è da tralasciare questo, anche se il nostro obiettivo è farli crescere sia da un punto di vista caratteriale che da un punto di vista tecnico. Quindi avete giocato con ragazzi che erano più grandi rispetto a noi. E si vede già una certa differenza questo anno? A livello fisico possiamo dire che l'abbiamo notato in campo, però sono stati bravissimi loro, hanno cercato di far sì che questo dislivello di età si vedesse meno. Anche l'ultimo weekend mi dicevano che ci sono state delle vittorie, no? Sì, sabato abbiamo vinto l'ultima partita del campionato contro il Cortona, è successo 2-1, al di là del risultato che è stato positivo, è stata buona anche la prestazione contro un avversario elevato, caratura molto elevata. Tra l'altro questa è una fascia di età diciamo delicata in senso positivo, no? Perché poi da qui che è un po' il traino per l'Arezzo, per quelle che sono le categorie poi... Perché ragazzi quando cresceranno ovviamente, no? Quindi è un lavoro che rimane poi... Sì, si spera sia un lavoro che rimane nel tempo. Allora, andiamo a conoscerli, li vedo particolarmente tranquilli, di solito non dico che ci smontano lo studio, ma insomma... Allora, alzati pure in piedi, ti chiami? Davide Sestini. Allora, raccontaci un po' di quindi che è andato bene questa fase di campionato. All'inizio non ci conoscevamo bene, ma poi fino adesso ci siamo adeguati... più a stare insieme e a giocare. E quanto vi allenate durante la settimana? Ci alleniamo 3 volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Quindi avete avuto modo di conoscervi, perché all'inizio non vi conoscevate, eravate tutti nuovi? Sì, esatto. Quindi adesso cominciate a capire i movimenti e tutto il resto. Quindi con il Cortona è stata una partita, è stato un bel successo. Sì. Bene, tu che ruolo vorresti fare? Hanno già un ruolo? Sì, più o meno sì. Definito? Sì, sì, hanno un ruolo definito. In attacco sì. E mi piace. Ti piace? Gol ne ha fatti, sì. 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 Uno. Fatto un gol. A chi l'hai fatto? Contro il Virtus Legnano. Come l'hai fatto? Ce lo ricordi? Ce lo vuoi raccontare? Che gol è stato? Con un cross dalla fascia sinistra... la terra e sei arrivato tu di destra. Hai fatto gol. Bene. Benissimo, grazie. Allora, tu ti chiami? Gabriele Kakashi. Allora, raccontaci un po' come ti trovi in questa squadra. All'inizio ero un po' emozionato perché non conoscevo nessuno. Sì. E passato il tempo cominciavo ad abituarmi a... e mi sono trovato bene. Prima giocavi in altre squadre? Sì. Sì. Dove all'inizio giocavi? Quando ho iniziato proprio il calcio a Castelluccio, dopo sono andato a Quarata e ora sei arrivato all'Arezzo. Sì. So, l'Arezzo è la squadra della città, sì. No? Quindi è una bella soddisfazione, sì, sì. Ti piace, cioè, il fatto di indossare la maglia Amaranto, che sì, cosa ti fa provare? Sai di avere nel senso come possiamo dire? Una responsabilità. Una responsabilità, responsabilità e bisogna... onorare la maglia. In che ruolo giochi? Centrocampista. Centrale, di fascia? Mezzala. E a volte davanti alla difesa. Quindi insomma è abbastanza, è un jolly. Sì, un jolly centrocampo. Un jolly centrocampo. Quindi un campionato che vi siete soddisfatti, perché ci diceva sì, avete giocato con ragazzi più grandi di voi. Sì. E le ultime partite abbiamo avuto un'ottima prestazione anche con la mente, nel senso non buone, siete soddisfatti? Sì, insomma, siamo soddisfatti, però non che abbiamo vinto 4 partite di fila, non bisogna... Avete vinto 4 partite di fila? Sì, ora non bisogna tipo staccare la mente, ma non stacchiamo la mente, bisogna sempre mantenere questo ecco. Ritmo.
Bella, mi pare anche più. Ma giocate adesso anche il prossimo weekend? È finito? No, se concludo il campionato faremo qualche amichevole per tenere per tenersi partita, al passo. E poi dopo nell'anno nuovo? Rinizierà il campionato verso febbraio. Quindi adesso un po' di amichevoli, sì. Per tenervi allenati, insomma, che c'è le feste, i dolci e via dicendo. Ti chiami? Federico Chianini. Allora, tu invece in che ruolo giochi? Terzino. Abbiamo tutti sinistra, specifichiamo. Ecco. Abbiamo tutti i ruoli quasi qui rappresentati. Allora, invece c'è una partita che ti è rimasta, magari una vittoria che più di altre ti è rimasta, la ricordi meglio? Sì, l'ultima partita. Con questo Cortona. Sì. Perché? Che cosa? Perché avevamo il loro difensore che per conto ci tamponava ogni volta. Tamponava. Che non ci faceva nel senso passare, sì. E quindi non potevamo fare gol, ma alla fine un contrasto si è fatto male e abbiamo iniziato a piacere. L'avete la palla. Eliminato, diciamo. Sì. Fatto e girando la palla siamo riusciti a fare gol. Ho capito. E questo è stato l'1-0. Sì. Quindi finché c'era questo difensore non si passava. Sì. Quasi. 0-0, poi l'avete sbloccata e poi a quel punto. Hanno pareggiato o avete fatto il 2-0? No, nel terzo tempo c'è pareggiato. Nel terzo tempo. Che voi fate tre tempi, vogliamo spiegarlo, sì. Perché magari la gente non lo sa. Queste partite sono di tre tempi. Sì. Di quanti minuti? 15. 15 minuti. Quindi insomma bisogna calcolare anche, no? Gestire la partita nell'arco di questi tre tempi. E che cosa ti aspetti dal proseguimento della stagione? Mi aspetto di fare molto meglio, di allenarci sempre con la stessa intensità e divertirci, di allenarci. Beh, cioè, sono molto responsabili, molto ligi al giustamente, al dovere. Ma il calcio è anche divertimento soprattutto, sì. No? È il tuo sport preferito, immagino. Sì. E da grande vorrei fare il capitano e condurre per la prima volta l'Arezzo in Serie A. Bello, questo è un progetto anche abbastanza ambizioso, no? Te lo auguriamo di cuore, insomma, di arrivarci. Anche perché i capitani arettini dell'Arezzo, insomma, non è che ne ricordiamo veramente, sì. Tanti, bisogna andare molto indietro negli anni. Grazie di essere stati qui con noi. Quindi, insomma, aspetto adesso un periodo di... così, di sosta, di pausa. Sì. E in questo caso, ecco, per te che li gestisci, quali sono, possono essere le difficoltà, diciamo, che ci può essere un alleggerimento? Sta a noi non mollare, ok? Il campionato è finito, ma questo deve essere per noi un punto di partenza. Quindi bisogna continuare, come hanno detto benissimo loro, vuol dire che l'hanno recepito, bisogna continuare ad allenarsi bene, con intensità, voglia, e poi tireremo le somme a fine stagione. Anche perché ci dicevano un gruppo nuovo, quindi sì, c'è un gruppo voluto... nuovo, sono un gruppo formato da 20 bambini, sono conosciuti per la prima volta a settembre, e noi abbiamo iniziato a allenarci a settembre, quindi anche per loro è stato un passo importante. Allora, vediamo adesso un attimo velocemente la carrellata dei campionati che riguardano l'Arezzo, cominciamo da quello Berretti, dove la squadra di Abruscato ha preso un punto in casa della Viterbese, finita 1-1. Con questo pareggio la gara si era messa in discesa perché l'Arezzo aveva chiuso in vantaggio con il gol di Salvestroni, poi però è stata raggiunta con un calcio di punizione. Quindi risultati: Lucchese-Livorno 0-1, Pistoiese-Lupa-Roma 1-3, Pontedera-Tuttocuoio 0-1, Prato-Olbia 6-1, Siena-Gubbio 1-0. La classifica: Tutto Cuoio 23, Siena e Livorno 20, Prato 19, Lucchese 15, Gubbio, Arezzo e Lupa Roma 13, Pistoiese 11, Carrarese e Pontedera 10, Viterbese 6, Olbia 4. Vediamo gli allievi che hanno vinto ancora, si stanno riprendendo, diciamo che il lavoro di Violetti evidentemente sta dando i suoi frutti. Vittoria in rimonta nel derby con il Livorno 2-1, Livorno che è andato in vantaggio con Pallecchi, pareggio di Ricci 2-1 di Billi, Modena Lucchese 3-0, Pontedera Siena 1-0, Gubbio Pistoiese 2-1, Viterbese Prato 0-2, Carrarese batte Tutto Cuoio 1-0, il Prato è sempre più avanti, 33 punti, cioè le ha vinte 11 su 11, fatto una differenza reti di 20 gol, poi il Modena secondo a 22, Pontedera 21, Livorno 19, Gubbio 18, Carrarese 16, Lucchese e Viterbese 15, Arezzo 10, Siena 9, Tutto Cuoio 8, Pistoiese a 7. Dicevo che abbiamo seguito la gara dei giovanissimi e magari qualcuno di voi lo verremo a riprendere nei prossimi anni, ve lo auguriamo ovviamente quando... diciamo passerete nelle formazioni maggiori. In questo caso anche qui c'era il derby con il Livorno, vediamo i gol e l'intervista
all'allenatore della formazione giovanissima. Torniamo a seguire il campionato giovanissimi nazionali Under 15 Lega Pro. L'undicesima giornata è il derby tra l'Arezzo e il Livorno. Livorno che è la formazione capolista, si trova infatti in testa alla classifica con 24 punti, 8 vittorie e 2 sconfitte. Non ha mai pareggiato una formazione allenata da Stefano Brondi. L'Arezzo che sta facendo comunque molto bene, si trova a quota 15, quarto posto in classifica. Un Arezzo che finché ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, dunque si annuncia una gara sicuramente interessante con l'Arezzo che cercherà di fermare la corsa del Livorno. Allungata all'indietro per Fazzuoli che va ancora all'indietro dal portiere Casini, sul quale sta arrivando Durante. Casini va in mezzo, Matteini scavalcato, poi Nardi, Matteini ruba palla, parte da solo Matteini, il pallonetto e l'Arezzo ha il vantaggio, gol dunque di Matteini, ci ha creduto, ha rubato il pallone e l'ha messo dentro con un gran pallonetto. L'Arezzo sblocca il derby, 21 minuti, un gol meritatissimo da parte di Matteini, che ha fatto una gara straordinaria per generosità, per palloni recuperati, per volontà, ci ha creduto su questo pallone, ha vinto il rimpallo, è partito da solo col portiere Neri che era a metà tra il limite dell'area e la porta, e Matteini poi ha sganciato anche un gran pallonetto con il quale ha portato in vantaggio l'Arezzo al 21esimo minuto. Dietro, Giupai, palla verso Verdelli, attenzione Martelli, nella rigore, non è riuscito a controllarla e poi a servire Verdelli, anzi a servire Anselmi che si era trovato a sinistra. Attenzione alla ripartenza del Livorno con Milano, Fazzuoli in chiusura, Milano, Arezzo scoperto, Milano lo supera, Milano in area di rigore, palla porta vuota, Lovaglio, c'è il pareggio del Livorno al 26esimo minuto proprio con Lovaglio, è entrato in questa ripresa, anche lui è entrato molto bene in partita. Qui l'Arezzo che forse era salito con troppi giocatori, ha preso il contropiede su un'occasione a favore sul calcio di punizione. Siamo dispiaciuti insomma del risultato, però i ragazzi hanno fatto una gara sulla prestazione ottima, quindi ci sta, le partite come queste quando si giocano con squadre che sono lì in posizione di prima classifica si sa che ti mettono in difficoltà, quindi noi siamo stati bravi soprattutto il primo tempo all'approccio alla gara, a differenza di domenica scorsa, si è tenuto bene il campo, siamo stati fortunati nell'episodio del gol, poi nell'episodio invece del gol del Livorno mi dispiace che a difesa schierata si è preso un gol e non dovevamo. Però ci sta. Soprattutto dare una punizione a favore, no? Perché sì, ma ci lavoriamo la settimana su queste transizioni, però capisco che ancora nei ragazzi non è facile riuscire a mettere dei concetti di tattica preventiva, però noi continuiamo a lavorare sperando di riuscire ora nel proseguito del campionato di fare un buon ritorno, perché fino adesso ecco, abbiamo dimostrato di potersela giocare con tutti e penso che dobbiamo farlo. Allora, vediamo i risultati. Matteini, tanto anche con questo gol, rinforza il fatto di essere capocannoniere della squadra. Oltre all'1-1 dell'Arezzo, Pontedera-Siena 3-3, Modena-Lucchese 0-2, Gubbio-Pistoiese 0-0, Viterbese-Prato 0-5, Carrarese-Tutto Cuoio 2-3. Per questa classifica dei giovanissimi, Livorno qui in testa 25, Prato 24, Modena 21, Lucchese 18, Arezzo e Tutto Cuoio 16, Carrarese e Pistoiese 14, Siena e Gubbio 13, Viterbese 8 punti, Città di Pontedera a quota 2. E sabato ci sarà invece, per quanto riguarda la Berretti, sarà la partita che seguiremo questa settimana della Berretti che giocherà in casa con il Pontedera, e Riccardo potrebbe essere ritorno, ce l'auguriamo ovviamente, che la squadra di Abruscato viene da qualche gara, no? Senza vittoria. Sì, speriamo che sia la volta giusta, la svolta della stagione, mettiamola in questo modo, per la squadra di Abruscato che può sfruttare questa occasione, considerando anche la posizione, la differenza di classifica delle due squadre, Arezzo in pari a metà classifica, il Pontedera nelle zone basse, quindi sicuramente un'opportunità da sfruttare per la squadra di Abruscato. Per le ragazze che vengono da fuori,
sarà l'occasione anche per ritornare in famiglia, no? Sì, sicuramente qualcuna tornerà in famiglia, perché comunque abbiamo Lidia, abbiamo Giorgia, le avete conosciute tutte e due, e loro sono sarde, quindi probabilmente torneranno nella loro Sardegna, però non troppo, perché l'otto ci aspetta una sfida molto difficile in casa, quindi sicuramente penso che già Manuela abbia stilato un bel programma intenso anche per le vacanze di Natale. Bene, io ringrazio molto, in bocca al lupo per il proseguimento del campionato, continuate così, esordienti B dell'Arezzo, Giacomo Gorgoni, grazie di essere stato con noi, grazie a Riccardo Buffetti e Elettra Fiorini, grazie. Che ritroveremo penso sicuramente. Ci vediamo la prossima settimana.